Il telefono più bello di questo inizio 2019 è sicuramente lui, l'Honor View 20. Guardate bello questo gioco di luci su questa back cover in vetro. Sembrano tante piccole frecce che vanno verso il basso. Ci starete tanto a guardarlo, tanto a fare così per ammirare tutta la sua bellezza. Bello non solo dietro, bello anche davanti grazie a un display tutto schermo con pochissimi bordi e il notch che viene dimenticato. Il 2019 sarà l'anno dell'occhio, l'occhio che è spostato tutto su un angolo per lasciare spazio a un display eccezionale. Ma non solo bello davanti, non solo bello dietro, bello anche al suo interno, perché troviamo un keyin di ultima generazione top di gamma, ben 8 GB di RAM, 256 GB, ovviamente dual SIM e una batteria strepitosa. E come se tutto questo fosse fuffa, troviamo anche una signora fotocamera da 48 megapixel. Io credo di avervi detto abbastanza per mettervi l'acquolina in bocca, adesso non perdetevi questo video. Ed eccoci ragazzi con Honor View 20, 180 grammi di peso, 6.4 pollici, Full HD Plus, è un IPS, quindi non avremo neri assoluti, ma avremo un display in HDR per grandi contrasti, soprattutto quando guarderemo i video su YouTube. Kirin 980, 8 GB di RAM al suo interno, 256 GB di archiviazione, la memoria è espandibile, vi faccio vedere anche il bellissimo gioco di luci che ci offre questa back cover in vetro, griffata Honor, sensore dell'impronta digitale e qua ragazzi, sensorone da 48 megapixel, apertura di 1.8, accanto una cam di profondità per l'effetto bokeh, ovviamente non manca il mitico LED flash. Andiamo a vedere anche un po', bilanciere volume, accensione, dall'altra parte carrellino per la doppia SIM. In alto il mitico jack per le cuffie, abbiamo anche la porta ad infrarossi e il secondo microfono. Interessante la parte bassa dove troviamo l'ingresso per la nostra voce, l'altoparlante unico, quindi uscita audio mono, ma anche una porta di tipo C di tipo 3.1, il che significa che questo smartphone vi consentirà di essere utilizzato con una TV smart grazie all'uscita HDMI. Audio video escono, ma non solo, continuate a seguire la recensione perché vi dirò di più. Un telefono veramente interessante e innovativo non solo nella back cover posteriore ma anche per il notch. Notch che scompare, adesso è solo un occhio, un occhietto da solo soletto qua in alto. Un occhio che viene ben sfruttato durante la chiamata perché se vado a ridurre tutto a icona per vedere il desktop, vedete la chiamata viene messa accanto all'occhio, vediamo siamo al 27° secondo di conversazione. La batteria all'interno di Honor View 20 è da ben 4000 mAh e gode della ricarica fast, quindi da 0 a 100 carico in poco più di un'ora. Vi faccio vedere sia il menu a tendina da dove potete registrare quello che c'è sullo schermo, le impostazioni ci fanno vedere un menu molto simile a quello che è presente nelle Motion UI, ma qui si parla di un altro tipo di launcher. Siamo alla Magic UI versione 2.0.1 con Android 9 Pie, quindi aggiornatissimo. Un occhio che, vedete, va a nascondersi se tiro giù il menu a tendina e gesture che permettono di andare avanti, indietro, quindi vi faccio vedere magari la galleria, vado indietro facendo uno swipe oppure dall'altra parte sempre swipe verso il centro, torno sempre alla home facendo uno swipe così, quindi ovunque io mi trovi posso fare uno swipe e torno sempre alla home, multitasking, mi fermo al centro, quindi mi fermo al centro e avrò a disposizione tutti e le mie app recenti, le posso cancellare una a una oppure premendo sul cestino si cancellano tutte. Ovviamente 8 GB di RAM sono veramente tanti, non lo dovrete quasi mai fare questa operazione. Un'interfaccia, abbiamo detto, molto simile, direi gemella della Emotion UI, quindi c'è poco da spiegare, ma vi farei vedere la navigazione di sistema. Se non vi dovessero piacere le gesture potete comunque contare sui tastini qua in basso, home, indietro e multitasking, fidatevi, godete appieno di questo schermo bellissimo per
perché merita. Usate quindi le gesture. Abbiamo anche un piccolo LED di notifica incastonato dentro la piccolissima capsula auricolare. È un LED quasi inutile perché non si vede praticamente, è piccolissimo e non abbiamo alcun tipo di display ambient, quindi non abbiamo un display che segnala notifiche e eventi persi, né abbiamo il doppio tap. Dobbiamo necessariamente risvegliare il telefono o con l'impronta o con il nostro volto. Bluetooth 5.0, ok Android Auto. Audio abbiamo detto mono, non abbiamo la radio FM, dual SIM, entrambe 4G+. Cosa manca a questo smartphone? Manca la ricarica wireless e manca la certificazione IP68. Ma andiamo a vedere come si comporta sul campo, quindi andiamo a spremerlo, andiamo a navigare, andiamo per esempio a commentare una notizia, andiamo a commentare. E vedete come sia molto molto fluido. Apriamo anche Instagram e noterete che non ci sono lag. Questo Kirin 980 aiutato da 8 giga di RAM va veramente forte, quindi nessun tipo di problema per quanto riguarda l'apertura dei social. Vi farei notare qua, ragazzi, come vengono spostate le iconcine per far spazio all'occhio che vi controlla, occhio che può essere camuffato se non vi dovesse piacere questa tipologia di visualizzazione. Andiamo nella sezione display, altre impostazioni display, tacca, e quindi poi andiamo a cancellare tutto quello che c'è. Andremo a vedere quindi un display senza occhio e con molti più bordi, ma la trovo abbastanza inutile, pertanto andremo a godere di questa visualizzazione bella moderna. Andiamo a testare due tipi di sblocco. Sblocco con l'impronta digitale, vado ad appoggiare il dito e subito si sblocca. Adesso proveremo quello con il volto. Quindi display attivo e voilà, si sblocca in un batter d'occhio. Ecco, l'audio è buono per quanto riguarda i bassi, ma non è a mio avviso altissimo, siamo su una qualità da 7,5, tuttavia godibile, le suonerie si sentiranno tranquillamente. Andrei adesso a farvi vedere un po' di velocità dal punto di vista del gaming, dell'apertura dei giochi, nel mentre vi farei vedere anche AnTuTu Benchmark e Geekbench 4. Si inizia la gara, vediamo un po' quanto impiega il nostro Honor View 20 per aprire un gioco. E praticamente nulla, paragonabilissimo a uno degli Snapdragon di ultima generazione, questo processore e la qualità, la bravura di Honor nel saper gestire la parte hardware bella pompata con la parte software, quindi zero, assolutamente zero lag. E guardate mentre giocate com'è la visualizzazione a schermo pieno, come è bella, e il piccolissimo occhio qua davanti. Parliamo anche di durata batteria. Beh ragazzi, 4000 mAh mi facevano ben sperare, ma siamo andati oltre le mie più rose aspettative. Infatti, guardate un po', ho portato la batteria al 6%, totalizzando ben 8 ore e 24 minuti di schermo acceso. Se volete vedere anche il tempo che sono stato al telefono, 48 minuti. Una durata mostruosa per questa batteria, quindi ottima la gestione del risparmio energetico. Eccoci davanti a una TV Smart, quindi andremo a sbloccare il nostro Honor View 20, andremo nella sezione connessione dispositivo, proiezione facile, vi faccio vedere più da vicino, dovete abilitare proiezione wireless, quindi senza il cavetto HDMI, riconoscerà subito la TV in questione, vedete? Già c'è un collegamento anche sulla televisione, vedete in basso a sinistra si sta collegando, ok, collegamento avvenuto, e vediamo un po' Magic Desktop, e voilà, abbiamo riprodotto un desktop. Adesso in questo momento io ho la possibilità di usare lo schermo, il display del mio Honor View 20 come touchpad, quindi potrò andare a muovermi con il dito e andare a usare il telefono e lo schermo come un mouse. Vedete come si muove la freccetta? Quindi in basso a sinistra abbiamo le classiche applicazioni, eccole qua, non sono tutte quelle che ho installato perché non tutte vanno nella modalità desktop, però
ce ne sono abbastanza. Non è proprio facile andare a cliccare nel punto giusto. La cosa positiva qual è? Che abbiamo anche YouTube tutto schermo, quindi clicchiamo qua, vedete? Tutto schermo, e poi useremo l'audio della televisione, non quello dello smartphone. Vi alzo anche il volume. Parigi 1794, il bellissimo baronetto Jean-Claude, vittima dei piani crudeli della madre e di Cassandra. Sempre nella sezione galleria abbiamo la possibilità di visualizzare tutte le fotografie. Con due dita sul display andiamo a fare uno swipe per sfogliare le fotografie. Tirando giù il menu a tendina, ragazzi, andiamo a vedere come ci sia la modalità desktop oppure la modalità telefono, che è quella del classico mirroring, che va a portare quello che vedo sullo smartphone direttamente sulla televisione. Detto questo, facendovi vedere quanto è buono questo schermo, direi di passare anche alla multimedialità. Una fotocamera che vi consentirà di fare tante cose, a cominciare dall'intelligenza artificiale, la possibilità di mettere o meno le immagini in movimento prima dell'acquisizione della foto, flash e il riconoscimento di quello che stiamo fotografando. Vediamo se riesce a riconoscere la scena e voilà, il nostro Honor View 20 ha riconosciuto che stavamo parlando o di oggettistica militare tendente al verde oppure della tartaruga ninja, molto molto bene. Nella risoluzione della fotocamera, ragazzi, beh, guardate un po' dove possiamo arrivare. 4 terzi, 48 megapixel con intelligenza artificiale ultra chiarezza. In sostanza vado ad abilitare questa impostazione, ma il soggetto deve essere immobile e dovete avere un'ottima illuminazione. Quindi questi sono i prerequisiti fondamentali. Andiamo sul lato destro della nostra fotocamera, dove troviamo altro e un sacco di opzioni. Guardate quante ce ne sono, veramente tante. Interessante sia il panorama 3D, sia la modalità pro, quindi amanti della fotografia ne potrete approfittare. Video che sono registrabili fino a un massimo di 4K Ultra HD, tuttavia dimenticatevi la stabilizzazione, ahimè non sono stabilizzati. Fotografie, ne abbiamo già parlato, modalità ritratto, quindi due fotocamere insieme che vanno a darvi la profondità. Possiamo andare a giocare sul filtro bellezza, possiamo andare a inserire un po' di sfondi, come potrebbero essere lo sfondo tutto nero per mettere in risalto il vostro volto, e addirittura andare a fare 1x, 2x, vedete, in tempi brevissimi. Modalità notte, quindi non manca nemmeno la mitica modalità notte per andare a schiarire tutto quello che andiamo a fotografare la sera, e le lenti AR, quindi lenti AR che sono simpaticissime, seguono il vostro volto, quindi posso diventare anche un cane parlante o una ciliegia che ascolta la musica, ma guardate bello questa sezione qua, effetti. Andiamo adesso a vedere come scatta le fotografie il nostro Honor View 20. Fotocamera frontale 25 megapixel, foto molto buone, mi aspettavo un po' meglio, vi dico la verità, da questi numeri più che altro, perché il numero 25 megapixel fa pensare alle foto wow, tuttavia molto buone ma non le migliori. Fotocamera primaria, guardate come cattura bene i dettagli, anche se vado a fare lo zoom noto un particolare nella tartaruga ninja che magari anche a occhio nudo non riuscirei a vedere. E la modalità ultra bellezza, ultra nitidezza va a schiarire un filino l'immagine. Un altro ritocchino grafico e quindi software con la fotocamera frontale, e andiamo a vedere anche la fotocamera principale in azione la sera. Modalità notte, guardate bella questa fotografia, ha questa lampada di sale, direi perfettamente messa a fuoco. Andiamo a vedere anche altri soggetti con pochissima luce, ma guardate come sono ben messi a fuoco e ben illuminati. Per finire un'altra fotografia con le cuffie Pamu Scroll e un bellissimo iPhone. Quindi questo per farvi capire cosa? Che le fotografie vengono molto molto bene, ma non sono le migliori fotografie ad oggi sul mercato.
Abbiamo visto in funzione l'Honor View 20 che ha un costo di 699 euro ufficiale. Sono convinto che se andate a cercare online per bene già ad oggi lo troverete intorno ai 600-630 euro. Magari se posso vi metto anche un link sotto in descrizione per andare a spendere meno. Un telefono che mi ha convinto, è veramente bello sia sul frontale sia sul posteriore. Vi rifaccio vedere il gioco di luce che c'è sulla back cover. Ed è un telefono veramente con un hardware spaziale, quindi 8 GB di RAM sono tantissimi, il sensore da 48 megapixel è un sensorone. Oltretutto ragazzi, quella modalità Magic Desktop che si può inizializzare senza cavo HDMI ma direttamente wireless è una trovata geniale. Mi è piaciuto, brava Honor per aver sfornato un terminale così bello e performante. A questo punto aspetto i vostri pareri, che ne dite? Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like per sostenere il canale e noi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!